Ciao appassionati di calcio, benvenuti sul Top Sport News. Una nuova tempesta si sta abbattendo sulla Juventus e questa volta il protagonista è un suo giovane talento, che si è guadagnato il posto da titolare, con le sue splendide prestazioni e le sue giocate di qualità. Rimanete fino alla fine per avere tutti i particolari. Ma prima di entrare nei dettagli, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sportive. E non dimenticate di lasciare un like se questa notizia vi è piaciuta. Dopo una notte di festa, il risveglio è stato amaro, con l'annuncio dell'indagine in corso contro il centrocampista bianconero. Fagioli è nel mirino della Procura di Torino, per scommesse su piattaforme illegali, un'azione severamente vietata dal codice di giustizia sportiva. Se venisse dimostrata la sua colpevolezza, rischierebbe una squalifica che potrebbe durare fino a 3 anni. Questa non è una questione leggera, è una tempesta perfetta, che potrebbe compromettere gravemente la sua carriera. Il gioco d'azzardo non è illegale in sé, ma il problema qui è che Fagioli avrebbe scommesso su eventi legati al calcio, una chiara violazione delle norme. La gravità di questa situazione è evidente, soprattutto considerando che la procura della FIGC è coinvolta nell'indagine. Questa non è la prima volta che la Juventus si trova al centro di uno scandalo. Pensate alla recente situazione di Paul Pogba. Questo è un colpo pesante per un club già sotto i riflettori per le questioni extracampo. Fagioli è stato già interrogato dalla procura federale della FIGC e la situazione è in evoluzione. Il suo futuro da professionista potrebbe dipendere dalle risposte che verranno trovate in questa indagine. Il calcio italiano è nuovamente scosso da uno scandalo e la Juventus è nel mezzo di tutto questo. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa storia in evoluzione e tutte le notizie sportive più importanti, iscrivendovi al nostro canale Top Sport News. Vi aspettiamo con ulteriori sviluppi su questa notizia dirompente. E se questa storia vi ha colpito, lasciate un like e condividete questo video. La Juventus sta affrontando una tempesta e noi saremo qui per raccontarvela. Alla prossima!